Ali, bentornati in questo nuovo video e come potete vedere ho preso molto seriamente il tema di oggi, che è una collezione di Natale. Ho speso tipo 110 euro, non vorrei dire una stupidaggine, controllo e ve lo lascio scritto nel titolo o qui. Volete sapere dove? Ma tanto lo saprete già perché avete letto il titolo, insomma. Da Wycon. Era tantissimo che non facevo un video su una collezione Wycon, sulle collezioni Kiko. Ultimamente non sto facendo più questi video, però me li chiedete sempre, vi mancano molto e ho pensato perché no, questa collezione sembra interessante. Accaparriamocela. Dato che è una collezione natalizia, ho messo l'albero, mi sono vestita a tema, ho pronte pure le mollettine. Io direi di iniziare subito perché in questa collezione ci sono veramente un sacco di prodotti interessanti. L'anno scorso, se non sbaglio, Wycon aveva scelto il rosa tipo colore del mio albero di Natale per il Natale. Quest'anno proprio fucsia fluo. J'adore, non è molto natalizio, però ci sta. E come potete vedere, ho preso davvero un botto di prodotti. Ma questa collezione era veramente piena di roba. Cioè, penso che se avessi preso tutto quanto avrei speso, boh, forse 1.000 euro. Perché vi giuro, un sacco di prodotti di ogni tipo. Cioè, secondo me, tipo, tutti i lanci che non hanno fatto nel 2020 li hanno accorpati in questa collezione. Perché vi giuro, è veramente ricchissima di cose. E nonostante io, appunto, abbia preso forse un decimo della collezione, ho comunque preso un botto di roba e speso tantissimo. Avvicinatevi, avvicinatevi, iniziamo. Fatemi flexare le mie meravigliose mollettine natalizie e iniziamo con il primo prodotto che si chiama Lamination Effect. Va bene. Ed è come suggerisce il nome, un prodotto per andare a ricreare l'effetto laminazione sulle sopracciglia. Quest'anno è andato tantissimo l'effetto laminazione, io lo amo particolarmente, quindi sono molto felice che Wycon abbia lanciato un prodotto di questo tipo. Il pack è tutto specchiato, fatto così, e il prodotto dovrebbe essere tipo l'Anastasia Brow Freeze, vedete? Tutto trasparentissimo. Non viene insieme a un pennellino e se non sbaglio non c'erano proprio pennellini per le sopracciglia nella collezione, quindi non l'ho acquistato. Andrò a utilizzare uno dei miei soliti pennelli. Io solitamente preferisco utilizzare i gel, quelli in pennellino, perché di solito questi prodotti in pot sono molto cremosi e anche questo mi sembra particolarmente cremoso e appiccicoso, cioè guardate, lo tocco, sembra quasi un gloss e la mia paura è che questi prodotti poi non si asciughino e che quindi vadano, non sa di niente, che quindi vadano poi a rendere impossibile disegnare i peletti sulle sopracciglia, dato che io ne ho particolarmente bisogno. Ma che mi appunto un insetto sull'occhio? Dato che io ho bisogno invece di andare a disegnare i peletti oltre che tirare sulle sopracciglia, questa cosa mi preoccupa sempre un po'. Vado a picchiettare nel prodotto il pennellino e alzo le sopracciglia. Ma raga, non vi ho detto una cosa importantissima. Prima di iniziare a dirvi che cosa ne penso di questi prodotti e a provarli insieme per la prima volta, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Perché vi porterà fortuna, ragazzi. Cioè, se avete in programma un appuntamento con Crush, andrà benissimo. Se avete un esame, un'interrogazione, andrà benissimo anche quella, ma solo se sarete iscritti al mio canale. Detto questo, continuiamo. Allora, mi piace molto come alza le sopracciglia, cioè le alzate tipo subito. Guardate che differenza tra un sopracciglio e l'altro. Non ce la posso fare a guardarmi con questo pizzico di insetto sull'occhio, ragazzi. Le zanzare ancora a dicembre, tra un po'. E non lo sento appiccicaticcio sulle sopracciglia. Assurdo, perché al tatto lo è tantissimo. Invece mi sembra molto meno sticky del Brow Freeze di Anastasia. Il mio problema con i prodotti sticky è anche che dopo parecchie ore che li ho su, tendono un pochino a scendere, cioè mi fanno venire le sopracciglia depresse. Comunque, io direi che ora che gli ho dato la forma, lascio stare un pochino così, tipo faccio settare il prodotto e poi alla fine, soltanto alla fine di tutto il make-up, disegnerò i peletti. Però non mi sembra male. Che dite? Ci sta? Mi piace, ormai tutti i brand stanno facendo questo tipo di prodotto, ma va tantissimo, quindi perché no? Passiamo subito a uno dei pezzi forti della collezione, che è la palette. Allora, in realtà questa collezione ha due palette, una più piccolina, tipo rettangolare, e questa qui sempre rettangolare, però più classica a livello di forma. E io ho deciso di prendere questa anche perché era la più grande, secondo me la più interessante. Si chiama Color Rhapsody. Ma ero scordata quanto fosse bella, raga! Ecco perché l'ho presa, perché lo schema colori mi piace tantissimo. Non la vedo una palette particolarmente
natalizia, però no, non è vero. In realtà forse sì, sapete, è veramente veramente bella. E all'interno, come potete vedere, ha sia dei metallizzati che degli opachi, ma anche un glitter con delle pagliuzze enormi. Cioè, io lo voglio troppo swatchare questo colore. Bellissimo! Sembra si attacchi anche bene alla pelle. Come primer utilizzo l'Hydro Grip di Milk. Io amo il primer viso di questa linea. E devo dire che anche quello occhi non mi dispiace. Mi credete se vi dico che non so davvero che colore utilizzare? Perché c'è questo celeste che mi chiama tantissimo. Però anche questi fucsia. Che difficile. Vabbè, intanto partirei con Real, che è un colore tipo di transition che potrebbe star bene con entrambe le opzioni. È pigmentatissimo. Non me l'aspettavo. Cioè, guardate. Mazza. Ci sta questo ombretto, devo dire. È anche molto più rosato di quello che pensavo. Quindi io direi che questo è un segnale divino che ci dice: ah, ma truccati di rosa, brillantini ovunque già, nemmeno abbiamo iniziato con il video. L'unica cosa è che sono stata veramente poco smart, perché è tutto rosa, ma io sono vestita di rosso e di verde, ma cioè non potevo non sfruttare queste cose natalizie, cioè perdonatemi per questa mancanza. Comunque prendo l'ombretto Chance, che sembra un mix tra un fucsia e un rosso, e vado a costruire tipo un Elo Smokey Eyes. Voglio un trucco bello intenso, che comunque se ci devono essere i glitter deve essere tutto super extra. È proprio un mix tra un rosso e un fucsia, più fucsia andante, però comunque ai limiti del natalizio. Anche se vi posso dire una cosa, cioè praticamente nessun brand a Natale lancia mai una palette che ha effettivamente lo schema natalizio. L'unica palette veramente natalizia che io ho, e infatti caccio fuori proprio dal 1° dicembre a metà gennaio, è The Christmas Morning di un indie brand di cui non mi ricordo assolutamente il nome. Ve lo lascerò scritto qui, magari vi lascio anche una foto della palette per farvi capire di che cosa sto parlando, ma se mi seguite da tempo sicuramente ve la ricorderete. Cioè, quella è proprio una palette natalizia. Invece questa comunque, capisco il fatto di realizzare delle palette utilizzabili poi tutti i giorni e non soltanto in determinati mesi dell'anno, però secondo me un verde ce lo potevano schiaffare dentro, eh? Che dite? Per renderla ancora più Christmassy. Però devo dire che questo colore mi piace tantissimo e per adesso la pigmentazione mi sembra veramente on point. Sono abbastanza soddisfatta. No, abbastanza. Sono veramente soddisfatta. Più o meno ci siamo, poi sistemo un altro po' la sfumatura. Volevo utilizzare anche il nero della palette, che mi sembra un nero scuro ma non scurissimo. Non so se dalla telecamera effettivamente questa cosa rende. Mozzano sull'occhio invece è anche bello scuro. Oh, Wygon. Pazzesca sta palette, sono felice di aver scelto questa qui invece dell'altra. Magari sarà bellissima anche quella, però vi giuro che questa quando l'ho vista mi ha proprio fatto dire ullala. Ok, più o meno ci siamo, poi continuo dopo con la sfumatura. Adesso vado a prendere Lia Lison, Lison, Le... Lia Ison, che penso voglia dire Lison, che è una parola francese. Magari vuol dire piccione in turco, però non lo so, credo si chiami Lison. E è proprio un fucsia, lo vado a mettere al centro della palpebra come base per i nostri glitterini, ma devo dire che anche utilizzato da solo è veramente molto carino. Mi piace che questo trucco è proprio un mix tra fucsia e rosso. Andiamo di glitter. Con un glitter primer sotto, secondo me, molto molto meglio. Però comunque, per capirci, non sono ai livelli dei glitter di Nabla che proprio si appiccicano all'occhio senza un minimo di fallout, però ci siamo. Cioè non è necessaria la colla per glitter, che in caso vi servisse, vi consiglio quella di NYX Professional Makeup, che nonostante sia uscita veramente da 100.000 anni, per me rimane sempre la migliore. Mi sono messa glitterini un po' ovunque, come potete vedere, ce l'ho pure sulle sopracciglia. Però no, stupendo. Perché questo glitter ha proprio dei glitterozzi a cerchietto in mezzo a quelli piccolini che fanno veramente tanta tanta scena. E comunque nel complesso questo trucco rimane più simile al rosso che al rosa. Vedete anche vicino al rosso rosso, ovviamente si vede la differenza, però è comunque natalizio. Sto in fissa, lo ammetto, mi piace tantissimo. Vado a lavare la mia spugnetta
sempre rosa per l'occasione, ovviamente perché sono circondata da packaging rosa, e andiamo a fare la base. Ci siamo, oggi ho oggettivamente bisogno di coprenza perché ho Brufolo Bill qui che mi sta facendo tra l'altro anche malissimo, è pronto ad uscire, non vedo l'ora che se ne vada, e delle occhiaie da paura. Quindi proviamo il fondotinta Skin Droid di Wagon ovviamente e il correttore Underground. Io ogni tanto trovo da Wycon dei prodotti per la base che effettivamente mi piacciono. Vediamo se questo sarà top o flop. Packaging veramente molto molto carino, anche questo in tema con la collezione. Io direi di tirare fuori subito anche il correttore. Del correttore ho preso la colorazione 01 Fair, che come potete vedere è veramente chiaro, mentre del fondotinta ho preso la colorazione 02 Light Rose, che spero non sia troppo scura. Comunque ho deciso di prendere una colorazione più chiara e una più scura, così nel caso da bilanciare. Partiamo. Mi piace un sacco. Guardate che bello il pump di questo fondotinta. Ok, no, forse la colorazione ci sta. Sembra bello denso questo fondotinta. Ah, io l'ho preso perché era l'unico fondotinta della collezione, ma mica lo so che cosa promette. Però, dato che lo dobbiamo testare, magari cerchiamo di capire pure a cosa serve. Fondotinta innovativo liquido dall'effetto tensore, rende subito perfetto l'incarnato grazie alla sua formula super elastica dalla coprenza estremamente modulabile. La coprenza può essere da media ad alta con finish Lumi Matte, testato per essere long lasting, no transfer e sweatproof. Porca miseria, speriamo e vediamo se questo fondotinta effettivamente è così fantastico come promette di essere. Allora, la coprenza mi sembra ci sia. Sto girando con la macchinetta che vi fa vedere anche il mio poro più piccolo, così potete capire bene di che cosa parliamo. Questi glitterini ormai rimarranno sotto il mio contorno occhi. Il finish sulla pelle è pazzesco, cioè mi sento come di aver applicato una crema idratante molto molto leggera. Assolutamente non dà effetto pesante, non me lo sento proprio. La coprenza c'è perché Billy è decisamente meno visibile rispetto a prima. Scusate se guardo qua ogni tanto, ma ho lo schermino così capisco anche un po' se effettivamente quello che vedete voi è quello che vedo io dallo specchio. Colore perfetto, veramente per il mio incarnato, meglio di così non poteva essere. Meno male che ho preso il 2 e non l'1, sarebbe stato forse un po' troppo giallino. Oh, ragazzi, che dire? Prima impressione piacevole, mi sembra mi abbia già levigato la pelle, non ho un poro. Che dite? Ora ve lo faccio vedere ancora più da vicino. Come vedete io qui ho dei brufoletti che comunque si intravedono. Billy c'è. Però nel complesso mi sembra proprio che la situazione sia interessante, carina. Non mi segna la fronte, che io ce l'ho abbastanza secca. L'effetto è opaco ma non secco. È vero che si può modulare e stratificare tranquillamente, come diceva il packaging. Se è vero che resiste anche, buon per noi. Sono molto felice. Proviamo il correttore. Allora, io spero che non sia un correttore appiccicoso. Leggiamo che cosa c'è scritto qui. Correttore cremoso dalla texture coprente. Dovrebbe levigare, uniformare e minimizzare le linee d'espressione e le imperfezioni. Ok, non mi sembra appiccicoso perché c'era un correttore di Wycon, forse quello della collezione con Nilufar, che è tipo appiccicoso. E l'ho riutilizzato proprio qualche giorno fa, per questo mi è venuto in mente. Comunque, dato che dice che leviga pure le imperfezioni, io l'ho rimesso su Bobby. Ah, a me sembra che me l'ha levato. Ha levato pure il fondotinta da Bobby. Bobby non ha apprezzato il correttore. Vedete? Si è tipo tolto. Vediamo com'è invece sul contorno occhi, che io l'ho abbastanza secchino e ho diverse lineette d'espressione, se le vogliamo chiamare così. Allora, sul contorno occhi in realtà mi sembra che pialli veramente tanto. Cioè, guardate un po', è assurdo. No, raga, io shook. Non ho quasi mai questo effetto sul contorno occhi. Ve lo faccio vedere anche qui da vicino. È tutto uno zoom questo video, ma scusate, c'è piallatissimo. Non sembra nemmeno il mio contorno occhi. Wow, il verdetto è bocciato sul brufolo, ma stupendo sul contorno occhi. Non mi sembra nemmeno che si stia andando a inserire nelle pieghe. È veramente la prima volta nella vita che un correttore mi fa questo effetto. Non so, esagerando, non sto scherzando. Se avete un contorno occhi non particolarmente liscio e perfetto, secondo me questo correttore è veramente da provare. In più mi sembra anche abbia coperto abbastanza bene le occhiaie. Innamorata!
Adesso setto la base. Era parecchio che non vi facevano full face veramente extra qui su YouTube, quindi sono molto felice di questo video perché sta venendo super extra. La base, raga, mi piace tantissimo, tantissimo. Cioè, veramente tornassi indietro, questi già vi posso dire che li ricomprerei. Spero davvero che durino anche nel corso delle ore. Invece, vi posso già confermare che questo lamination effect invece non mi piace perché trovo che le sopracciglia stiano già scendendo giù e io vi giuro che con quello di Benefit di gel questa cosa non succede nemmeno dopo 20 ore che ce l'avete su. Addirittura se ci andate a dormire, lo dico per esperienza, ma vi prego non andate a dormire truccati, vi rimangono comunque sulle sopracciglia. Cioè, questo non ce l'ho su nemmeno da un'ora e già ho le sopracciglia depresse. Non è proprio il caso. Ma vediamo il prossimo prodotto invece se ci dice qualcosa. Questo si chiama Luminous Sign ed è un eyeliner liquido nel colore magenta. Ho deciso di prenderlo perché anche qui c'erano tipo almeno altri due tipi di eyeliner, non proprio di colori, proprio altri tipi di eyeliner, un eyeliner in penna e altri eyeliner in pennellino di diversi colori. Io ho deciso di prendere questo che è il pack tutto fucsia, quindi veramente bellissimo. Perché mi ha ispirato tantissimo il colore, non avevo un eyeliner di questo colore qui ed è proprio fucsia, cioè letteralmente fucsia. Non so quanto effettivamente possa star bene con questo look, però ai fini del test dei prodotti lo vado ad applicare. Scrive tantissimo, mi sembra. Per uscire mi vestirò sicuramente di rosa, così sarò un tutt'uno con il look. Il pennellino dell'eyeliner è sottilissimo e nonostante io utilizzi nel quotidiano gli eyeliner in penna, devo dire che questi con il pennellino sottile per me sono tra i migliori applicatori se si ha una mano abbastanza ferma, perché si riescono a fare delle linee veramente precise. Il colore di questo eyeliner è bellissimo, la formula non mi sembra life changing. Quindi, a meno che non stiate cercando proprio un eyeliner di questo colore, non è particolarmente omogeneo. Scrive però sugli ombretti e anche sui glitter, quindi non lo so, fate voi. Questo lo riprenderei esclusivamente per il colore. Andiamo al mascara, che si chiama Hitmania. I mascara di Wycon spesso sono molto belli. Questo qui ha il pack proprio come l'eyeliner, ma leggermente più chiaro, sempre sul rosa specchiato. E andiamo a scoprire insieme lo scovolino. Prepotente! Ecco qua lo scovolino. Lo metto prima sull'occhio destro, così faccio vedere la differenza con il sinistro. Oh, non male! Allora, mi sembra che separi molto bene. E infatti questo mascara promette effetto definizione. Mi sembra vero. Se vi posso dire, definisce tantissimo le ciglia. È come se le andasse a sporcare di nero proprio dalla base alla punta, bene, bene, bene. Non le appiccica, anzi le separa proprio alla perfezione. Calcolate che adesso ho anche un trucco molto importante sotto, e di solito è difficile far rendere i mascara quando si è molto truccati con gli ombretti, a meno che non abbiate proprio delle ciglia spaziali, però vi devo dire che non mi sembra affatto male. Anche questo è uno di quei prodotti da testare perché potrebbe essere una chicca. Intanto direi che la differenza è proprio abissale. Decisamente non male. Adesso vado a finire gli occhi applicando ancora un po' di glitterini. Lo so, ragazzi, lo so. Ma i glitter non sono mai abbastanza. Li volevo portare un po' più su, tipo così, per rendere il tutto ancora più extra. E li vado a mettere anche sotto l'occhio. Dato che ormai mi sono sporcata di glitterini, direi di enfatizzare l'effetto. Li metto però soltanto al centro, perché nel resto dell'occhio vado a mettere l'ombretto opaco, questo qui. Sono abbastanza soddisfatta, poi applicherò anche le ciglia finte, insomma, sistemerò il make-up come mi sento più a mio agio ad uscire. Ma prima andiamo di No Trace. Ho scelto il colore 01 Cutie Nude dei rossetti liquidi della collezione. Anche qui ci sono 3000 prodotti labbra in questa collezione Wycon. C'era anche un lip plumper che volevo prendere, ma era già sold out. Eppure io non ho sentito ancora nessuno parlare di questa collezione online. Quindi si vede che è andato comunque molto forte perché i lip plumper negli ultimi anni stanno andando particolarmente. Io però ho scelto un rossetto liquido opaco. Sono felice di averlo beccato perché dal sito non si capiva molto bene. Nude rosato, perché con questo look sta decisamente meglio rispetto a un nude più caldo. Andiamola a mettere. Sembra più una mousse. Ha un odore buonissimo, dolce. È molto coprente. Però sì, è veramente una mousse. Nonostante la texture molto cremosa, si sta già asciugando.
quindi dovrebbe reagire anche abbastanza bene ai pasti di Natale. Nude bellissimo, lo userò tantissimo, l'ho messo un po' a cavolo, però volevo veramente farvi vedere il look finito. Mi piace un sacco, aggiungo le mie modifichine con prodotti che non fanno parte di questa collezione, ossia ciglia finte e prodotti per le sopracciglia, e vi dico il mio verdetto finale. Ecco, questo è più o meno come indosserò il trucco poi per uscire. In generale, a parte il prodotto per le sopracciglia e il rossetto, che sono felice di aver aspettato un pochettino prima di dirvi se mi piaceva o meno, perché man mano che passano i minuti lo sento sempre più secco e mi tira leggermente, non è particolarmente piacevole l'effetto sulle labbra. Peccato perché il colore è molto bello, però a parte questi due prodotti, il resto è veramente top. Palette, fondotinta, correttore, mi sono piaciuti tantissimo. Eyeliner, cioè bellissimo il colore, però appunto si poteva fare di meglio con la formula. Mentre il mascara decisamente lo riutilizzerò. Sapete che io non mi emoziono particolarmente per i mascara perché utilizzo quasi sempre le ciglia finte, però quando ne trovo uno bello lo riconosco e questo non è affatto male. Io spero veramente tantissimo che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete più video dove testo le collezioni natalizie in generale, i prodotti di Kiko, di Wycon, di altri brand medium low cost. Mi dispiace veramente tantissimo di aver sprecato questo outfit rosso e verde per questo look fucsia. Ma come ho fatto a non pensarci prima? Mi sono veramente lasciata trasportare un po' too much dallo spirito natalizio, però tutto sommato devo dire che non ci sta nemmeno particolarmente male. Vero? Ditemi che ho ragione, vi prego. Io sono super felice di aver creato una full face super extra con voi oggi. Comunque, mi raccomando, se ancora non mi seguite su Instagram, TikTok e se non siete ancora iscritti al canale, please, 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 please fatelo, ne varrà la pena, soprattutto in questo periodo natalizio, perché ho un sacco di contenuti pronti per voi. Vi mando un bacione gigante e io vi aspetto qui sul canale con un prossimo video molto, molto presto. Ciao!